Eccoci qua Fabio, ho portato un gruppo bello giovane ma dal grande significato. Adesso capirete perché. Giorgia, chi siete e da dove venite? Noi siamo gli studenti dell'ISIS Senao di Ceccherelle e veniamo da Piombino. Ecco, Piombino, già questa città dovrebbe farvi capire molto. La settimana scorsa Papa Francesco ha raccolto l'appello degli operai della Lucchini perché non chiuda questa fabbrica, perché significa tanto per Piombino. E allora Giorgia, la vostra presenza qui oggi cosa significa? Noi volevamo ringraziare il nostro Papa Francesco per il meraviglioso discorso che ha fatto sulla nostra città, visto che è uno dei pochi che si è interessato alla nostra situazione drammatica. Quindi il nostro appello è Piombino non deve chiudere. È Ci questo. sono anche le magliette, come potete vedere. Cosa ha significato per la città, per Piombino, il discorso del Papa? Avete sentito che c'era un clima diverso? Sì, il Papa ci ha fatto molto piacere il tuo discorso, visto che, come ho detto, è uno dei pochi essere interessati, perché questa notizia non viaggia molto sugli schermi e vorremmo fosse più notata dalla nazionalità. Il lavoro è uno dei temi importanti per il pontificato di Francesco. Il lavoro vuol dire persone, famiglie che vivono insieme, che vivono dei proventi del loro lavoro. Grazie a questi ragazzi e riteniamo e teniamo alta l'attenzione su Piombino e sui tanti casi difficili del lavoro in Italia. Grazie ancora ragazzi. Abbiamo